Quella che probabilmente un po' tutti si pongono quando si comincia è come possiamo fare ad allungare i nostri tempi di apnea. La grande sfida è mostrare a sti ragazzi il pesce anche in pochi metri d'acqua e con minori apnee rispetto a quelle che loro vedono. Che però mai avrebbe immaginato che in certi periodi dell'anno, in certe condizioni, in delle pietre su cui tu non scommetteresti nulla, si potessero prendere 8-10 sareghe di fila. Discussissima, sempre, è stata la manovra globale di risalita di Gabriele Del Bene. Ci sono sempre state due fazioni fondamentalmente rispetto a questo. Ora, senza essere fazioso, ecco, volevo scoprire il parere di un tecnico dell'apnea. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi, pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere, basta scriverci. Fabio Bertuccio, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Ma si va avanti, si lavora, ci si allena, si allena. Ok, si lavora e Esattamente. si fatica per il pane e la mollica. Allora, Fabio, io ti ho contattato perché bazzicavo. Un forum che si chiamava, se non erro, era il forum di Apnea Magazine, Sì, tempi addietro. l'epoca in cui funzionavano i forum ancora. Esattamente. Peraltro degli strumenti di aggregazione pazzeschi che sì, si sono persi in un po' di tempo. E mi ricordo che da siciliano destavo particolare attenzione, ovviamente, a tutti i post riguardanti la Sicilia e mi ricordo una tua presenza abbastanza, direi, cioè, ti ho conosciuto lì, mettiamola così. Diciamo che ero un utente abbastanza attivo all'epoca. Sì, di quanti anni fa stiamo parlando? Assai. 2006, può Ok. essere? Credo di aver intensificato la mia attività su quel forum nel periodo in cui purtroppo rimasi segregato, tra virgolette, in casa a causa di un infortunio ad una caviglia. Ruppi una caviglia durante la pratica dell'Aikido, di cui sono tuttora un grande appassionato, e quindi rimasi segregato in casa con questo piede ingessato. Quindi cosa faccio? Giusto. Scrivo sui forum, mi metto a chiacchierare di pesca subacquea, almeno la vivevo virtualmente, in attesa di tornare a praticarla Ok, effettivamente. ci sta un sacco di. Io ho conosciuto un sacco di persone tramite i forum e oggi attraverso i social media. È un po' un peccato che quella tipologia di piattaforma si sia persa inevitabilmente nel tempo perché notavo che si ci metteva un particolare impegno, sai, a entrare nella piattaforma, sederti lì, cioè ti prendevi un momento per andarti a dedicare a quel modo di comunicare, che secondo me dava anche valore, un po' più di valore a quello di cui sempre parliamo e che sempre facciamo. Credo che alla fine del forum l'abbiano segnato i social, no? Perché il forum aveva un pregio, ma anche un difetto per come molti vivono la rete, cioè le linee guida, il moderatore, perché rispettare delle regole in un ambiente in cui vige spesso l'anarchia risulta un po' Complicato. complicato, no? Mentre invece nel tuo profilo social sei il moderatore di te stesso e di tutto l'universo. Quindi Giusto, meglio, molto giusto. meglio da questo punto di vista il social. Secondo me non è molto meglio, però tant'è, Dramma ha scelto di percorrere quest'altra strada. Sì. E io la secondo. Ci sono pro e contro, come in tutte le cose, e sono dei percorsi che non possono essere cambiati, cioè una volta che una cosa cambia, cambia, non si può più tornare indietro. Chiaro è che si può sempre, uno può sempre lavorare al discorso forum, dice rifaccio faccio una community, riapro forum, però oramai
siamo nell'era dell'immediatezza tale al punto da non ce lo perde il tempo di fare un login, entrare, non sono neanche ottimizzato il più delle volte per la mobile visione, quindi è sicuramente una cosa più particolare. Comunque, parliamo di te, di che cosa ti occupi nella vita tu? Che fai? Dal 2012 io lavoro come allenatore di apnea. Ok, in piscina. Okay. Ho voluto e con gli anni sono riuscito a portare l'apnea non tra le attività che vengono ospitate nelle piscine saltuariamente, ma come attività proposte dalla piscina. Ci è voluto del tempo, specialmente qui a Catania, in cui la cultura dell'apnea non c'era. C'era più che altro, c'è sempre stata quella della pesca subacquea. Sì. La vicinanza del mare spesso comporta questo, cioè la facilità di reperimento di una risorsa rende spesso quella risorsa poco, come dire, aiuto. Sì, sì, no, lo capisco, dici, è un po' come qui, cioè io qua non riesco ad andare a mare, sì. E ho pensato più volte di informarmi per fare apnea indoor, per cercare di intensificare l'attività in un momento dove non posso utilizzare il mare, contrariamente magari stai dicendo che in Sicilia il mare ce l'hai lì, ce l'hai sempre a portata di mano, il normale utilizzo del mare è stato sempre quello della pesca in apnea, quindi diciamo che installare questa cultura è stata una bella sfida in un ambiente dove magari non, l'apnea non è mai stata una gran cosa. Diciamo. Sì, diciamo che ha conferito poco valore all'apnea, alla facilità di praticarla per conto proprio, ecco, valore. Una semplice parola non mi veniva. Ah, beh, ci sta. Sì, questo è l'effetto della ipossia subito dopo una giornata trascorsa a fare pesca subacquea. La memoria comincia a perdere colpi. Che è il motivo per cui sotto esami e tempi dell'università era meglio allontanarsi dalla pratica dell'apnea per qualche tempo. Andava di mezzo all'esame. Ma sul serio ci sono delle controindicazioni di questo tipo? Ci sono delle controindicazioni nel momento in cui tu pratichi nel modo sbagliato, cioè come io praticavo ai tempi dell'università, okay. Quindi ormai molti anni fa. Cioè, parlavi di questo modo proprio... dire, la pratica a cui io fui educato dal lontano 1994 fino a prima di diventare istruttore di apnea, quindi fino al 2008-2009, fu quella di del mare vissuto selvaggiamente, okay. Allo stremo, alla morte. Ti parlo di anche 12 ore trascorse a pinne, senza bere una goccia d'acqua e martellando tuffi su tuffi, tuffi su tuffi. Mamma mia. Alla fine di una giornata del genere era normale avere delle difficoltà a parlare, assolutamente grosse difficoltà a ricordare i nomi di persone, di cose, ma anche a farti i conti delle spese di fine giornata. Cioè, wow. Era necessaria la calcolatrice perché uno più uno non sapevamo quando... Scusami, e voi inteso come voi della community di quei tempi? Cazzo, non siete posto il problema, che cosa sta succedendo? No, allora veniva tradotto in l'effetto della fatica e non in sintomatologia di sofferenza neurologica come invece poi si è rivelato. Il problema è assolutamente risolvibile. Anzi, si può prevenire semplicemente non affaticandosi a quel punto e idratandosi regolarmente. Mamma Quindi mia. Non ti affatichi innanzitutto riducendo la permanenza in acqua o comunque adeguandola al tuo allenamento, sì. Idratandoti ogni ora regolarmente e rispettando, altra cosa importantissima, i recuperi, cosa che invece prima non si faceva, anzi maggiore era il ritmo delle immersioni, più eri un pescatore subacqueo di livello. Ok, allora dammi qualche nozione rispetto ai tempi di recupero, Fabio. I tempi di recupero, diciamo che normalmente un apnista, un pescatore subacqueo normale, con prestazioni normali, dovrebbe tenerli entro, diciamo, attorno al doppio dell'apnea,
entro i 10-12 metri. Superata quella quota, dentro i 20-25 metri cominciano ad essere il triplo, e poi più scendi e più devi allungare. Infatti chi pesca quote abissali dovrebbe fare dei recuperi molto lunghi, intorno al quarto d'ora, certe volte anche 20 minuti. Ok. E questo è il motivo per cui quel tipo di pesca molto profonda, per essere condotta in sicurezza, ti fa fare pochissimi tuffi l'ora, ed è il motivo per cui a me non piace. Ok, allora fermiamoci un attimo, parlando di recupero, qual è la controindicazione in termini pratici nella pesca del non recuperare in maniera adeguata, e come capisco che ho recuperato in maniera adeguata a livello fisico? Allora, innanzitutto si dovrebbe non concentrarsi eccessivamente solo sul pesce, perché il guaio spesso che rende la pesca subacquea, a mio giudizio, molto più pericolosa dell'apnea, è il fatto che, non, a differenza dell'apneista, non ti concentri solo su te stesso, ma ti concentri anche su qualcosa che sta fuori da te stesso, no? Il rischio avviene nel momento in cui ti concentri esclusivamente su quello che c'è fuori da te stesso, e questo può avvenire ad esempio quando alla fine di un'apnea finalmente si materializza il pescione, il denticione piuttosto che la ricciolona. Ecco, questo ti fa perdere il contatto col tuo corpo. Se invece tu mantenessi l'ascolto costante del tuo corpo, cominceresti a capire anche i segnali che il tuo corpo ti dà, perché il corpo ci parla, e il corpo ci parla dicendosi anche quando è il momento di frenare, è il momento di recuperare. Il recupero a cosa serve? Serve non solo a ripristinare una frequenza cardiaca semi-normale, completamente sovrapponibile a quella a riposo, è impossibile perché comunque stiamo effettuando un'attività motoria, stiamo facendo sport. Questo recupero però non è sufficiente, perché più sei atleticamente allenato, prima recuperi. Quindi io potrei anche pescare a quote da 30-35 metri e poi in superficie recuperare 30 secondi e riacquistare quella frequenza cardiaca. Questo non basta. Non basta, e quindi è necessario anche valutare quanto sei lucido, quanto sei presente, se i tuoi muscoli cominciano ad avvertire segni della fatica, perché uno dei primi segni è la stanchezza, e anche la stanchezza muscolare, quella mentale, quindi cominci a perdere lucidità. Poi se ti disidrati, questa stanchezza chiaramente arriverà prima, perché il sangue diventa più denso, il cuore comincia a pomparlo sempre più lentamente, sempre in maniera più faticosa. È come se pompasse marmellata, non più sangue, no? Quindi se il cuore si affatica, ti affatichi anche tu, e i segni della fatica sono chiari, sono gli stessi che tu avvertiresti anche fuori dall'acqua. Però ripeto, per questo serve ascolto. Se invece ci si concentra esclusivamente sul pesce, questo non succede. Ok, in termini di, probabilmente subordinato all'attività che stiamo facendo in acqua, ma c'è più o meno una quantità di liquidi che dobbiamo bere regolarmente, magari durante un'ora? Sai, pescando nel basso fondo, la classica pescata, per esempio, che mi faccio io, vado a pescare dai 0 fino ai massimo 12 metri e ogni 2-3 minuti faccio un tuffo di 30-40 secondi, per esempio. Allora, il consiglio è quello di bere l'equivalente di circa un bicchiere d'acqua ogni ora. Ok. Però non si può stabilire in maniera assoluta, nel senso che ci sono dei periodi in cui ti disidrati più che in altri periodi. Il periodo in cui ti disidrati maggiormente, paradossalmente, sembra strano, ma è quello invernale. Noi ci disidratiamo per cioè quella che tu urini, mandi via urinando, dopo la prima minzione non è più pipì, tu stai scaricando sali minerali. Perché scarichiamo sali minerali? Perché la vasocostrizione periferica a cui siamo sottoposti sott'acqua genera un aumento della pressione arteriosa. Per far abbassare questa ipertensione a cui siamo soggetti,
vengono in aiuto del corpo degli ormoni. Quello che mi sovviene in questo momento, il principale, è il peptide natriuretico, che stimolano la diuresi. Ok. Quando la diuresi, tu scarichi acqua, ti disidrati e quindi il tuo sangue perde pressione all'interno delle arterie. Questo però avviene maggiormente in inverno, perché in inverno, oltre alla vasocostrizione dovuta alla permanenza in acqua, c'è il freddo. Sì. Quando c'è freddo, la vasocostrizione periferica aumenta ulteriormente, quindi siamo ipertesi all'ennesima potenza. Okay. E se ci fai caso, tu urini più spesso quando hai freddo. Sì. Sì. Rispetto a quando c'è caldo. Ecco il motivo per cui andrebbe incrementata l'assunzione d'acqua in questo periodo, proprio adesso. Okay. A febbraio. Okay. Si muore di freddo in acqua. Interessantissimo. È difficile, perché l'acqua diventa fredda. Tu già hai freddo di tuo e non è gradevole immettere ulteriore acqua fredda nel corpo in quel momento, però ti devi sforzare. Il problema grande è che questa disidratazione avviene anche associata alla inibizione del bisogno di bere. Okay. È sempre il corpo che per favorire la disidratazione ti fa smettere di avere sete, anche quando ne avresti bisogno. Per cui non ti viene, te lo devi ricordare tu. Quindi questo oggetto qui andrebbe utilizzato non solo per vedere a che profondità sono sceso, che apnea ho fatto, ma anche per vedere semplicemente che ora è. Che è una cosa che ormai si vede pochissimo, sembra che non serva più sapere che ora è. Invece è importante, perché ogni ora io devo guardare, è passata un'ora, ok, acqua. Magari in estate ne bevo l'equivalente di un bicchiere, ma in inverno l'equivalente di due bicchieri d'acqua. Ok, molto interessante. Peraltro io ho notato, me lo faccio notare un amico, che in effetti, dando fiducia, dandoti ragione a quello che stai dicendo, la prima pipì inverno ha colore della pipì, tutte le pipì successive sono in colori. Sì. Okay. È quasi acqua, non ti dico che si potrebbe bere, ma... Ok, buono a sapersi. Ora, tu fai i corsi di apnea, e il nostro sport è basato anche su quello. E una delle domande che mi verrebbe più stupidamente da fare è quella che probabilmente un po' tutti si pongono quando si comincia, è come possiamo fare ad allungare i nostri tempi di apnea. E normalmente la risposta che si dà nel settore della pesca subacquea, almeno per quella che è stata la mia esperienza, è di vai a pescare e alleni l'apnea con l'apnea. Quale migliore occasione di avere un istruttore oggi e farti la stessa domanda? Dunque, questo è un discorso un po' delicato, perché un conto è migliorare i tempi di apnea nell'apnea pura, un altro conto è migliorarli nella pesca in apnea. Sono due attività in cui c'è l'apnea in comune, ma l'approccio è completamente diverso, per quel discorso che ti facevo prima. Nell'apnea guardi solo dentro te stesso, nella pesca in apnea l'attenzione è rivolta fuori e dentro. Fuori, sì. Questo genera già una differenza di consumi, perché va a incidere sul tuo stato emozionale. Okay. Non lo rende più stabile e controllabile esclusivamente da te stesso, ma anche funzione di stimoli esterni. Okay. A ulteriormente rendere le cose differenti tra la pesca e l'apnea sono gli imprevisti e la variabilità delle azioni che si andranno a svolgere. Tu nell'apnea fondamentalmente esegui un'azione prestabilita che hai fatto, rifatto tantissime volte con gli anni, perfezioni, eccetera. Mentre invece nella pesca ogni tuffo non sai cosa comporterà, quali consumi comporterà. Per cui sono molto diverse, e quindi è difficile migliorarsi nell'apnea pura e al tempo stesso trarne giovamento nella pesca subacquea. Le due cose andrebbero fatte assieme, dal mio punto di vista, e l'allenamento all'apnea pura tornerebbe utile al pescatore subacqueo nella misura in cui il pescatore subacqueo è esperto, in maniera direttamente proporzionale, nel senso più sei esperto come pescatore, è più utile ti torna l'allenamento all'apnea.
Ma se invece sei pratico come pescatore, difficilmente l'allenamento di apnea pura ti sarà utile. Sarà molto più importante invece andare in mare il più tempo possibile per ambientarti, fare esperienza e renderti capace di mantenerti calmo in tutte le eventualità, al cospetto di tutti gli imprevisti che la pesca subacquea ti presenta. Okay. A quel punto, consolidato l'ambientamento in mare, l'esercizio fuori, in bacino delimitato, in piscina, piuttosto che a secco, comincia a tornare veramente utile. La stessa statica, ad esempio, gli elementi di statica, ce li si ritrova con l'esperienza in tutti i momenti statici della pesca subacquea, come potrebbe essere un aspetto, come potrebbe essere una caduta. Tutta la fase in assetto negativo, altro non è che una statica a testa in giù. Quindi la capacità di rilassarsi, calmarsi, spegnersi, torna utile. E nel momento in cui ti rilassi in quelle fasi, di colpo la tua frequenza cardiaca rallenta ed è come se improvvisamente avessi un polmone in più, ci tornasse molto più aria che non pensavamo di avere. Si potrebbero fare tantissimi esempi di questo tipo, però per dirti che senza la giusta esperienza l'esercizio fuori dall'acqua non solo potrebbe essere inutile, ma addirittura controproducente. Serve anche associarlo ad una educazione, secondo me, dell'apneista e del pescatore. Però questo chiaramente lo puoi fare solo per il pescatore che vuole farsi educare, e sono pochi. Okay. Educazione in che senso? Che il problema vero della sicurezza non è tanto l'allenamento e quanta apnea hai, ma l'uso che fai delle tue risorse. Okay. Ora, se tu hai di risorse 100 e in acqua dai il 100% o addirittura il 110%, è ovvio che A, vieni meno a quel discorso che ti ho fatto sui recuperi, ok? Ok, sì. B, non rispettando il tuo corpo, verrà meno la lucidità mentale, verrà meno la sicurezza, quindi tu puoi anche avere 10 minuti di apnea, ma se li usi tutti stai rischiando come uno che ha 30 secondi di apnea e li usa tutti. Chiaro? Okay. È uguale, con la differenza che avendo più apnea porti quel rischio molto più giù. Per cui, che uso stai facendo del tuo allenamento? Maggiore chiaramente rispetto a uno che di secondi di apnea ne ha 30, fai l'uso sconsiderato di uno che non è stato educato alla sicurezza. Quindi l'educazione alla sicurezza è questa, in primis, dare molto meno di quello che si potrebbe dare in mare, in maniera tale da consentirsi un margine di sicurezza che ci potrebbe tornare utile in caso di pericolo, in caso di contrattempo. E io che ho 40 secondi di apnea, minchia, ce l'ho a fare tuffo per 20 secondi. 40 secondi di apnea, peschi in 5 metri d'acqua in tana con 30 secondi di apnea. Guarda, ti racconto un aneddoto. Vai. Conoscevo un ragazzo, ai tempi ragazzo, adesso sarà grande, molto, era più grande di me. Io avevo 16 anni, lui ne aveva 35. Aveva 40 secondi di apnea. Ok. Si muoveva in acqua in una maniera che ti faceva venire l'ansia, per come si muoveva veloce, ed era un tanaiolo. Eppure lui ha adattato questa sua caratteristica a quella tecnica di pesca, si muoveva entro i 12 metri e prendeva tutti i tipi di pesci da tana. Si faceva belle pescate di sarichi, cerni, anche cernioni, li prendeva. Prese un giorno un cernione di 15 kg in 12 metri d'acqua, laddove nessuno ci avrebbe scommesso nulla, e questo intanto prese il mostro, dimostrando che si poteva fare con 40 secondi. Sì, attenzione. Quindi ci si adatta alle risorse che si hanno. Se non si hanno le risorse per fare di più, pace, non dobbiamo essere tutti uguali. Io non sono per l'uguaglianza. La natura non ci ha resi tutti uguali. Ci ha resi tutti Fabio, diversi. È stato esemplare quello che hai detto. Veramente complimenti. Mi ha aperto anche un modo differente di vedere un po' tutto. Sai, perché poi alla base di questi discorsi c'è l'ignoranza della gente, la mia pure, mi metto sempre in discussione, perché uno pensa, allora, pesca in apnea, più sto sott'acqua, più ho possibilità di vedere pesce,
più posso scendere e più mi posso divertire. Però in effetti, se non ti sai muovere in acqua, se non sai neanche, per esempio, regolarti una pesata per pescare in 4 metri d'acqua, dici ti puoi fare tutti i corsi di apnea che vuoi, ma se poi non ti sai ambientare, non ti sai muovere, non ti sai comportare... Allora, ho avuto la sensazione negli anni, soprattutto negli ultimi anni, che questi corsi di apnea siano stati quasi un po' strumentalizzati, perché secondo me il più delle volte vengono venduti un po' per... non per quello di cui tu stai parlando, in termini di comunicazione, che è validissimo come discorso, cioè questo dovrebbe essere la base di cui si dovrebbe parlare online quando si parla di corso di apnea. Io sto discorso non l'ho mai sentito, perché secondo te? Ci stanno esordi in mezzo, è più semplice fare volume dicendo... Non lo so, dimmi tu, qual è la tua visione rispetto all'ambiente apnea italiano e, sai, allenatori? Dimmi. Tu però così mi inviti a parlare di altri. No, vabbè, senza fare nomi. Io vorrei evitare. Senza fare nomi, cos'è che non ti piace vedere? Diciamo che prendo coscienza di una problematica che tu mi stai ponendo e sulla base di questa problematica ti dico che ognuno agisce sulla base della propria coscienza. Punto. Giusto, è vero. E che alla lunga... Non stiamo parlando di fare la pizza, stiamo parlando di fare apnea. Stiamo parlando di fare apnea e ti dico anche che però alla lunga l'utente finale capisce chi è dotato di coscienza e chi invece punta tutto sul mero guadagno. Sì, sì. Io francamente più che anche io ne faccio una questione di guadagno, attenzione, certo, però certo. Più che sul riciclo continuo di clientela, sì. Io punto su una clientela di affezionati, una sorta di zoccolo duro, sì. Stabile. E per fare questo ritengo che vada bene il mio modo di pormi. Ok. L'essere particolarmente coscienzioso e porre sempre l'accento sulla questione sicurezza, che è anche il motivo per cui magari la mamma, e capita, una mamma mi manda il figlio quindicenne che cresce a pane YouTube, sì, sì. Ed è su YouTube quasi esclusivamente, perché ormai si vedono quasi esclusivamente, sì. Cernioni ripresi nell'abisso in assetto variabile, sì. E vuole fare le stesse cose. Ora, è vero che la rete è libera, non ci si può preoccupare di chi ti guarda nel momento in cui tu non sei tenuto a dare conto agli altri. È però vero anche che a questo proposito alcuni miei amici e colleghi ti fanno l'esempio della TV, in TV dimostrano scene certo. Di vari sport estremi, e nessuno si scandalizza per questo. Però io rispondo che in TV quelle scene sono spesso filtrate da un esperto che spiega cosa sta succedendo. Tutto avviene in contesti, le trasmissioni televisive, in cui c'è appunto il filtro. Sì. La rete non ha filtro. Il filtro sei tu che ti metti in mostra. Okay. Allora nel momento in cui sei il filtro, significa che tu allora hai delle responsabilità. Sì. Ora, senza voler parlare delle responsabilità degli altri, ti devo dire che questi giovani, di cui invece io ho responsabilità perché sono il loro istruttore, faccio fatica a instradarli, perché il messaggio per adesso è unilaterale, il messaggio che la rete sta dando. Cioè dire non sei nessuno, se non fai quel tipo di pesca subacquea. Sì. O addirittura sta venendo fuori che la pesca subacquea ad alto livello è esclusivamente quella. Mentre invece la pesca subacquea profonda è soltanto una piccola parte di quello dell'immensità che è invece sì. La pesca subacquea. Ecco, per cui la mia grande sfida da istruttore anche di pesca subacquea, perché non sono solo istruttore di apnea, okay. Anzi io nasco prima istruttore di pesca subacquea e poi sono diventato istruttore di apnea. La grande sfida è mostrare a sti ragazzi il pesce anche in pochi metri d'acqua e con minori apnee rispetto a quelle che loro vedono. Okay. Non che non possa fare anche l'altro tipo di dimostrazione, qualcosina in rete di mio si trova, però
è importante mostrare loro i pesci, perché poi il pescatore subacqueo l'unica cosa che capisce è il pesce. Sì, sì, ma i pesci unni su, viene a dire, sono qua. Ed è per questo, ad esempio, ricordo che un paio di anni fa mostrai ad un mio allievo di pesca subacquea, di un corso di pesca subacquea, okay, come prendere i sareghi a Catania in 5 metri d'acqua intanati, cioè dove lui normalmente andava a farsi il bagno e quasi toccava. Questo è un cristianazzo di quasi 2 metri. Un ragazzone di sui 50 anni con 30 anni di esperienza di pesca subacquea alle spalle, che però mai avrebbe immaginato che in certi periodi dell'anno, in certe condizioni, in delle pietre su cui tu non scommetteresti nulla, si potessero prendere 8-10 sareghi di fila. Wow. Fortunatamente, perché ci vuole fortuna anche a friggere le uova, fortunatamente trovai il giorno in cui questi pesci si potevano intanare dove dicevo io, li feci intanare dove dissi io, bloccai 2 delle 3 uscite a disposizione e lo invitai a infilare la testa nell'unico buco disponibile. E gli si aprì il mondo, perché c'erano questi sareghi fermi. E poi chiaramente ci fu la camera della morte, questo lasciamo stare. Ok, allora, prima di muoverci nell'ambiente pesca, volevo chiederti una cosa, perché a me affascina tantissimo. Sono sempre alla ricerca di scorciatoie, capisco sempre di più che scorciatoie non esistono, però no, cerco sempre di rubare qualcosa a tutti i miei ospiti che mi possa dare una mano nella prossima pescata. Allora, istruttore di pesca in apnea, discussissima sempre è stata la manovra globale di risalita di Gabriele Delbene. E c'è sempre stato un, almeno per quello che ho percepito da quando sta cosa l'ho letta per la prima volta, non mi ricordo neanche quando, ci sono sempre state due fazioni fondamentalmente rispetto a questo. Io più o meno mi sono fatto un'idea, però non ho mai avuto l'opportunità di parlare con un istruttore di pesca in apnea. Ora, senza, come dire, essere fazioso, ecco, volevo scoprire il parere di un tecnico dell'apnea rispetto non al fatto se magari è giusto o è sbagliata, ma a cosa ne pensi? Qual è la tua visione su questa cosa? Io ho la sensazione personalmente, rispetto al mio corpo, al mio fiato e come arrivo nei tuffi, che è uno sforzo particolare arrivare in superficie col tubo in bocca e tirare fuori l'acqua in un momento, sputare fuori l'acqua in un momento in cui sono in difficoltà, mettiamola così. Tu che esperienza hai in merito? La conosci? La provi? Dimmi, vai, hai capito di cosa voglio parlare? Sì, sì, esiste anche la terza strada. Ok. Cioè, ci sono due fazioni, ma in realtà ce ne potrebbe essere una terza, cioè okay, quella di chi utilizza entrambe le soluzioni. Ok. C'è da dire che una soluzione funziona e quindi è consigliabile affrettata già fatta, mentre invece l'altra soluzione potrebbe aiutare a prevenire la frittata. Ok, vai. Una soluzione è più adatta a chi in mare va da solo, okay, l'altra soluzione è più adatta a chi in mare va in compagnia. Quindi okay, un istruttore di apnea che come prima regola no, non vuoi che dirti mai da solo in acqua, a quel punto non vuoi che dirti via il tubo dalla bocca. Ok. Via. Se invece tu mi dici io voglio una soluzione per poter fare tutto da solo, senza nessuno sulla testa, allora io ti dico, innanzitutto io non posso essere il tuo istruttore, okay, perché non stai ascoltando il mio consiglio sulla sicurezza. Quindi vuoi fare tutto da solo? Tieni il tubo in bocca, perché okay, qualora dovesse sopraggiungere un blackout, hai una possibilità di sopravvivenza in più okay, rispetto a uno che col tubo in bocca non ce l'ha. Okay. Qual è il problema di tubo sì, tubo no? Nella manovra globale, tra i vari vantaggi offerti dal boccaglio, il tubo e la parte sì, lunga, il boccaglio inserito in bocca e il fatto che favorisca l'apertura della glottide. Okay. E questo consente all'aria di riespandersi, no? Ok. Però, se tu hai delle contrazioni diaframmatiche, come avverrebbe alla fine di un'apnea lunga,
quelle contrazioni è più facile contenerle a glotti di chiusa. Ok. E già la contrazione di per sé mette la tenuta della glottide alla prova, nel senso che tende a farla aprire, però tu per controllarla al meglio la tieni chiusa, perché nel momento in cui tu hai contrazione a glottide aperta, l'aria dei polmoni passa alla bocca. Ok, ok. E già questo psicologicamente ti disturba e ti fa consumare più del dovuto in un momento in cui i consumi non ci dovrebbero essere, o comunque dovrebbero essere ridotti al minimo. Ok. Oltre a fare questo, può succedere anche quest'altro. Okay. Cioè non riesci a tenere l'aria in bocca e cominci a perderla. Okay. Quindi in una fase in cui tu l'aria la dovresti tenere, la perdi. Tutto questo favorisce l'insorgere del blackout. Ok. Chiaro? Ecco per cui, il motivo per cui io la sconsiglio. Okay. Ora, se questo blackout chiaramente tu lo prendi da solo, quel boccaglio in bocca comunque ti può consentire di riprenderti in superficie, ammesso che il modo in cui tu hai disposto i pesi ti consente di rimanere a pancia in giù, ma generalmente si resta a pancia in giù. Okay, ora, svuotare lo sforzo richiesto per svuotare il boccaglio non è un problema, perché in realtà la prima cosa che si fa alla fine di un'apnea è un'espirazione, e questa espirazione può avvenire anche passivamente, non richiede uno sforzo. Okay. Quindi se tu hai perso i sensi e sei a polmoni pieni, nel momento in cui la glottide si apre ed espiri in maniera passiva, quel po' di aria che ti esce basta a svuotare il tubo. Okay. Quindi riprendi senza essere stai dicendo nel caso in cui non sia conscio, quello servirebbe, cioè... se non sei conscio, se chiaramente come viene spiegato cominci invece ad espirare a 30 cm circa dalla superficie, comunque è un'espirazione che richiede controllo, e quello invece è uno sforzo in più, quello è uno sforzo in più. Ma se tu invece non hai il boccaglio in bocca... Quindi aspetta un attimo, Fabio. Sì. Quindi nella normale procedura, quindi stai dicendo che comunque buttare fuori l'acqua è uno sforzo prima di arrivare in superficie? Sì. Ok. Sì. Perché okay, comunque sì, tu quell'aria non la devi perdere tutta prima di arrivare in superficie. Gradualmente la devi espellere, no? Così okay, poi in superficie arrivi col tubo vuoto. Ah, ok, ok. E la prima cosa che farai in superficie sarà una inspirazione e non una espirazione. Perché okay, in superficie avrai il tubo vuoto. Ti dico, devi espirare gradualmente, perché se tu espiri tutta l'aria prima del dovuto, e ci può essere questo rischio se sbagli i calcoli, chiaramente puoi trovarti in difficoltà, no? Sì, sì, sì. Tra sì, le altre cose, svuotare il tubo in risalita comporta anche una variazione di assetto, perché tu svuoti i polmoni in un momento in cui invece ti serve la massima velocità per arrivare in superficie. Okay? Ok, se tu svuoti questi polmoni troppo lontano dalla superficie, rallenti la tua corsa verso la superficie, e la rallenti in una fase in cui invece non dovrebbe rallentarsi questa la risalita. Anche questo può creare dei problemi. Parliamo sempre del momento più critico dell'apnea, sì, no? Cioè il momento in cui, se io risalgo è perché devo tornare a respirare. Certo. Prima arrivo, prima e con meno sforzo arrivo, e meglio è. Una variazione di assetto in negativo mi può creare qualche problemino in quella fase lì. Sono diverse le controindicazioni, anche se, ripeto, ci sono anche i pro, che sono quelli che se sei solo... l'unica possibilità è avere il tubo in bocca per salvarsi la vita. Ok. Se sei solo. Ma io dico... diciamo, raccontiamo per chi è che sente per la prima volta questo discorso, come questa procedura può salvarti la vita? Cosa avviene in fase di risalita? Avviene in fase di risalita che, diciamo, una volta emerso, no? Innanzitutto il blackout generalmente non viene in superficie, ma negli ultimi metri della risalita. Quindi supponiamo che tu vada in blackout a 4 metri dalla superficie, 3-4 metri dalla superficie.
Dando in superficie ci arrivi solo se la zavorra te lo consente. Quindi deve avere un assetto che sia positivo negli ultimi metri della risalita. A polmoni sia pieni che vuoti. Ok. Arrivi in superficie esanime e resterai un tot privo di sensi. Privo di sensi significa a glottide chiusa. Ok. Ok. La glottide chiusa, quindi non respiri. Dopo un tot, la glottide si riaprirà e riprenderà la respirazione autonoma. Ok. Il primo atto, nel momento in cui la glottide si apre, sarà una espirazione passiva, perché tu hai un contenitore pieno d'aria, quindi prima cosa si rilassa. Okay. E questo ti consentirà di espellere l'aria dal tubo. Il secondo atto sarà una inspirazione e comincia a riprendere aria. Se a quella inspirazione non corrisponde un ingresso d'acqua nei polmoni, e questo può venire chiaramente in condizioni di mare calmo, perché se c'è comunque mare mosso, tu berrai acqua e morirai annegato comunque. Se riprende la respirazione autonoma, quindi entra aria nei polmoni, si può riprendere coscienza in maniera autonoma. Ma ci vuole molta fortuna, molta. Certo. Interessante, molto interessante. Io ti posso dire che in pesca adotto entrambi i sistemi, nel senso che se riconosco, e questo avviene nella stragrande maggioranza dei casi, che la mia apnea è stata breve o comunque sono molto al di sotto delle mie possibilità, ed ho anche la necessità di mantenere il controllo visivo col fondo, quindi testa giù, allora negli ultimi metri tubo in bocca. Tubo in bocca, espiro, comincio ad espirare a circa 30 centimetri dalla superficie e poi una volta arrivato a galla riprendo aria e non perdo di vista il fondo. Queste sono condizioni da pesca in acqua bassa, perché il fondo oltre una certa quota tu non lo vedrai. Certo. Se invece mi rendo conto che la risalita è stata lunga e l'apnea non è intorno al 50-60%, ma lo spinto è intorno al 70-80% delle mie possibilità, io per il sì o per il no il tubo lo lascio via, perché in questi casi, negli ultimi metri di risalita, qualche piccola contrazione diaframmatica l'avverto. Per cui non mettere il tubo in bocca diventa anche una questione di buon senso, perché il tubo in bocca tenderebbe a far aprire la mia glottide e non riuscirei più a tenere bene le contrazioni. Ok. Una piccola domanda. Se non erro, sempre riguardo a questa manovra, una delle parti, non credo, non so se sia correlata in sé alla manovra, comunque si parlava spesso di recuperare, se non erro, in fase di risalita, quell'aria che si veniva a creare all'interno della maschera. Sì. Io questa tip l'ho fatta e sembra essere utile. Che mi dici in merito? È una buona abitudine? L'utilità, secondo noti medici berbarici, è esclusivamente psicologica. Perché comunque non si tratta di un quantitativo d'aria utilizzabile, immediatamente utilizzabile, spendibile. Quindi è più psicologico, perché tu hai l'impressione di riprendere a respirare. Sì. Ecco. Ma addirittura c'è chi sconsiglia questa manovra, perché potrebbe favorire la comparsa del barotrauma polmonare. Ok. Considera che in risalita sai che c'è il blood shift, no? C'è un adattamento del nostro corpo alla pressione. Il sangue dalla periferia del nostro corpo va verso il centro, verso i polmoni. I polmoni, che prima si erano ridotti di volume, avevano lasciato dello spazio nel torace che va ad essere occupato dal sangue, e questo impedisce al nostro torace di implodere una volta oltre 50 metri, ora non si sa dove, perché ormai i limiti non si conoscono. Ecco, però in risalita il sangue fa il percorso inverso, dai polmoni torna a migrare verso la periferia, però non migra molto velocemente,
Per cui può capitare che l'aria nell'alveolo polmonare si espanda, ma trovi ancora sangue. Okay? Ok? Se trova ancora sangue, quest'aria non può espandersi, per cui tende a sfondare l'alveolo. Ok. Questa condizione può avvenire o in caso di risalita estremamente veloce. Ok. Senza la glottide aperta che consente di scaricare l'aria in eccesso. Ok. Oppure ciucciando aria durante una risalita condotta a velocità normale. Perché se tu ciucci aria laddove è meglio che invece l'aria resti quella che c'è in quel momento, c'è questo rischio, cioè che il sangue rompa qualcosa e quindi danneggi il polmone. Ok. È il motivo per cui questa inspirazione per alcuni è attiva, secondo altri invece potrebbe essere passiva in virtù del semplice rilassamento, la eviterei. È anche vero che ci sono anche delle risalite che potrebbero essere più tirate rispetto alle altre, cioè quelle con le contrazioni diaframmatiche. Okay. In caso di risalita con contrazioni diaframmatiche, siccome la contrazione diaframmatica di per sé può essere dannosa per i polmoni in risalita, allora tanto vale aprire la glottide e associare alla contrazione diaframmatica una tirata d'aria dalla maschera. Ok, due cose. Mi piace che stiamo scavando sempre di più attraverso questi stage. Parli di apertura della glottide in fase di risalita. In fase di risalita è molto rapida. Se la risalita è molto rapida, allora è necessario aprire la glottide. Come si apre per consentire all'aria in eccesso di uscire fuori e non sfondare i polmoni che ancora non sono riusciti a scaricare tutto quel sangue che hanno accumulato durante la discesa. Ma questa è una condizione tipica, ad esempio, di chi fa apnea pura. Okay. Era un classico nei record di apnea no limits, in cui si risaliva con queste boe a velocità pazzesca. Sì. E infatti, se non so se l'hai notato, spesso l'atleta si toglie il tappanaso per consentire la fuoriuscita d'aria durante la risalita. Ok. Però questa fuoriuscita può avvenire solo se la glottide la tiene aperta. Ma se la tua risalita tu la conduci ad una velocità normale, il problema non si può. Come si tiene la glottide aperta? La glottide aperta, per tenerla, devi innanzitutto imparare a percepirla. E ci sono degli esercizi che te lo insegnano nei corsi preposti che non si fanno online. Io sono un nemico acerrimo dei corsi online. Ok e se poi ti spiego anche il perché. Prima, allora, questa cosa ora ce l'appuntiamo. Io sono dell'idea che, dando questa tipologia di informazioni, sono molto per tutto è gratuito online, al punto di dare così tanto valore da poi avere quel tipo di ipotetico cliente che ti approccia, perché se io riesco a trarre queste informazioni da te attraverso questa call, pensa cosa posso imparare venendo per esempio a un tuo corso. Comunque, due cose. La glottide, ci sono delle tecniche per aprirla. Non abbiamo però definito cos'è la contrazione diaframmatica, per chi non la conosce. Cos'è la contrazione diaframmatica? Giusto per dare una quasi totalità a quello di cui stiamo parlando in termini la contrazione diaframmatica è uno degli stimoli ipercapnici che avvengono nella seconda fase dell'apnea, cioè quella della sofferenza. In questa fase qui nel corpo si è accumulato un tot di anidride carbonica, no? Perché durante l'apnea il livello della pressione dell'ossigeno cala, mentre invece quello della pressione della CO2 sale. Oltre un certo punto di questo accumulo di CO2, i chemorecettori, che sono come dei piccoli chimici che costantemente controllano i livelli di ossigeno e di carbonica sciolti nel sangue, stabiliscono che c'è troppa anidride carbonica e che quindi per la salvaguardia del corpo sarebbe il caso di riprendere a respirare. Per cui il cervello comanda ai muscoli respiratori, essenzialmente sono diaframma e muscoli intercostali, perché le contrazioni non sono soltanto diaframmatiche, in realtà sono anche intercostali. Quindi anche il torace ha questi spasmi. Comanda a questi muscoli respiratori di contrarsi e decontrarsi ritmicamente per riprendere a respirare.
Siccome in questa fase detta di sofferenza tu comunque ancora sei vigile e sei cosciente, puoi decidere scientemente di mantenere la glottide chiusa e continuare a prolungare la tua apnea. E quindi convivi con degli spasmi muscolari che più il tempo passa e più però si fanno incalzanti, fastidiosi, ravvicinati e forti. Okay. Fino al momento in cui sei obbligato a riaprire la glottide e riprendere a respirare. Okay. Se questo avviene chiaramente in immersione, anneghi. Okay. Ed è il motivo per cui questi stimoli respiratori sarebbe il caso di non avvertirli mai quando si va sott'acqua in apnea, soprattutto se si pesca. E i motivi sono due, essenzialmente. Uno riguarda la sicurezza. Considera che più si scende in profondità e più gli stimoli respiratori, le sensazioni in genere sono falsate. Perché okay. Più scendi, più aumenta la pressione parziale dell'ossigeno, ad esempio, e quindi percepisci di avere un'apnea più lunga di quella che in realtà hai a disposizione. E poi paghi tutto in risalita quando viene meno la pressione parziale e il corpo ti presenta il conto di quello che hai combinato. Ok. Un altro motivo per cui non si dovrebbe arrivare mai alle condizioni diaframmatiche per il pescatore è anche l'efficacia in pesca, perché comunque è un fastidio costante che ti toglie lucidità. Già la lucidità se ne va semplicemente dopo pochi secondi di apnea. Sì, sì, sì. Nei momenti in cui noi siamo convinti di essere lucidi, perfettamente lucidi, in realtà già il cervello rallenta. Io invito sempre i miei allievi a fare un piccolo esperimento. A secco seduti, così come siamo noi, carta e penna, ed eseguire una serie di operazioni elementari, da scuola elementare. Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni a una cifra o a due cifre, cose semplici. Fatelo respirando, poi preparatevi per una bella apnea e fatelo in apnea. E vedrete che dopo un tempo che voi considerate comodo, nonostante voi vi sentiate bene, avrete difficoltà ad eseguire quei conti. La stessa cosa può avvenire eseguendo nodi alla marinara. Quello che veniva facile a un certo punto viene sempre più difficile. Perché? Perché il cervello soffre, e soffre ben prima di quanto noi pensiamo. Okay. Per cui se un cervello soffre, non è lucido, ci espone a delle minchiate, ok? Pensa sì. Cosa succede quando già hai le contrazioni e hai un bisogno spasmodico di riprendere a respirare. Ti esponi al rischio e soprattutto non sei efficace. Se stai pescando non sei efficace. Quindi proprio per mantenersi lucidi io consiglio sempre di risalire subito alla fine della sensazione di benessere. Okay. Questo consentirà di arrivare in superficie in totale sicurezza, senza contrazioni diaframmatiche, e al massimo si ne potrebbe avere qualcuna lieve negli ultimi metri della risalita. In okay. questo modo tu avrai la certezza di tornare sempre a casa. Se invece, come si diceva una volta, aspetti la prima contrazione diaframmatica per avviare la risalita, a prescindere dalla profondità a cui ti trovi, ti esponi al rischio blackout. Ok, perché non ti piacciono questi corsi online? Dimmi. I corsi online non mi piacciono, innanzitutto perché un'informazione che ha un valore, okay. Di colpo lo perde, ciao. Perché comunque io tenessi, diciamo, tutto gratis. Esatto, cioè. E secondariamente favorisce il fai da te, e il fai sì. da te il fai da te è pericoloso, perché sì. non tutti hanno la capacità di discernere quello che è giusto ed è detto da una persona competente, da quello che invece è detto da una persona che sta dicendo stupidaggini piuttosto che vuole esclusivamente promuovere la propria immagine di Superman a discapito magari dell'emulatore di turno. Sì. Sì, 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 sì. E quindi anche per una questione di sicurezza che, come ti dicevo poco fa, è una delle cose che più mi... a cui più tengo
Per cui questi due motivi assieme mi fanno un po' guardare con diffidenza questo modo di comunicare. Sì, le troppe informazioni che ormai sono reperibili online. Credo che serva sempre una figura preposta a filtrare le informazioni. Sì, no, ci sta, è un ragionamento corretto. Allo stesso tempo, però, purtroppo viviamo in un momento storico dove, come discutevamo all'inizio della call, questo è molto complicato da fare, ma non solo nella pesca subacquea, praticamente in qualunque ambiente. Chiaramente poi sta al senso di responsabilità e all'intelligenza dell'ascoltatore capire se è il caso di provare o meno. Ok, intanto grazie per tutta questa serie di informazioni, sono state veramente interessanti. Tu dicevi che sei anche un istruttore di pesca in apnea, e tra parentesi, lo sei stato prima di essere istruttore di apnea. Cos'è che ti ha spinto a diventare un istruttore di pesca in apnea? Allora, direi la vocazione per la trasmissione delle informazioni ad altri. Ok. Trovo che sia una cosa abbastanza naturale in natura, no? Noi in natura trasmettiamo tramite il DNA e l'accoppiamento ad altri soggetti le informazioni che la natura ci aveva dato. Sì. Quindi penso che l'insegnamento sia una cosa abbastanza naturale e bella e che a me ha sempre dato soddisfazione. Ti posso dire che ho conosciuto l'insegnamento nel lontano 1998, okay, quando cominciai a fare l'aiutante nei corsi di pesca subacquea del mio maestro di pesca subacquea, che è Pino Gabriele, un bravo atleta catanese, un forte atleta catanese dell'agonismo del passato, ormai il passato. Okay. E cominciai facendo da cavia. Okay. Da cavia, quando Pino spiegava la lezione sul salvamento. Quindi, siccome già allora ero uno particolarmente predisposto per le lunghe apnee e serviva qualcuno che stesse sul fondo a sufficienza anche per sopperire alle eventuali defaianze di questi allievi che certe volte ti prendevano, ti sollevavano di un metro dal fondo e poi ti lasciavano andare perché non riuscivano a salvarti. Quindi serviva qualcuno che stesse abbastanza là sotto. E quindi lui prese me poi anche perché sono sempre stato uno che, pure quando le didattiche ancora non erano diffuse riguardo l'apnea, studiava, cercava sempre di trovare soluzioni per migliorare la sua apnea, quindi già ai tempi conoscevo qualche esercizio di respirazione, riuscivo a far vedere bene la respirazione diaframmatica, quella toracica, cose che si spiegano oggi nei corsi di apnea. Quindi quando spiegava come occorresse respirare, chiamava me. Okay. Poi, visto che comunque io andavo sempre a mare con lui, crescendo, diventando un po' più bravino, vide che potevo anche insegnare qualche tecnica di pesca e quindi prese piede la lezione sulla pesca all'aspetto, sulla pesca in caduta. A quel punto la cosa mi piacque perché vedevo che effettivamente la gente mi seguiva e imparava. Sì. Vedere persone che fanno delle cose che tu gli hai trasmesso a me ha sempre dato soddisfazione. Fantastico. Allora ho voluto approfondire la mia formazione seguendo il corso istruttori che la federazione periodicamente propone e divenni un istruttore di pesca in apnea nel lontano 2008. Okay. Quindi da quel momento in poi cominciai a fare l'istruttore nel vero senso della parola, perché lo diventai. E quindi potevo anche estendere le mie lezioni ad altro. Con Pino si andava, tra l'altro, sempre in mare, a portare ragazzi in mare durante questi corsi. E lì ebbi modo pure di vedere che quel tipo di corso tradizionale, cioè con una sorta di mamma papera e tutti gli anatroccoli dietro che ti seguono, questi corsi di pesca subacquea, è bello da un certo punto di vista. Più che altro da quello scenografico.
Sì. Però dal punto di vista pratico, non tanto, perché in un corso di questo tipo la pesca è spesso simulata. È spesso simulata perché tu hai sopra troppa gente, quindi il pesce è chiaramente disturbato. Mostri okay. le tecniche, mostri quello che si è studiato nella teoria, però spessissimo di pesce non se ne prende, perché con 8, 10, 15 persone sulla testa, come fai? Impossibile. Certo. Poi le tecniche in acqua libera, neanche a parlarne. Ai ragazzi poi si richiedeva una simulazione delle tecniche a fucile scarico per questione di sicurezza. Ecco, tutte queste cose si traducevano in ragazzi che erano entusiasti di questi corsi, dei brevetti che prendevano, ma che materialmente in mano non si soddisfazione, dici, nel diciamo che subito dopo il corso non è che se prima non erano pescatori non è che subito dopo il corso lo diventassero, per cui negli anni io ho modificato i miei corsi di pesca subacquea rendendoli più degli stage, ormai si potrebbe okay. dire, si va a pescare, è pratica. Io ho imparato la pesca subacquea con la pratica e sì. quindi secondo me è bene che anche gli altri facciano altrettanto. E ho anche ridotto drasticamente il numero di allievi per corso. Sì. Io al massimo tengo un corso per 3 allievi, non di più. Ok. E diversamente non potrei far vedere i pesci. E ti dicevo prima che invece mostrare i pesci laddove si pensa che non ce ne potrebbero essere... È quella cosa... Direi che ti fa diventare pescatore, se così vogliamo. Sì, è importante. 2 anni fa, grandissima soddisfazione, con un allievo, eravamo nei mari del sud, del siracusano, e gli dissi, guarda, qui sotto, profondità 12 metri, stando alle condizioni che io sto vedendo qui già dalla superficie, ti dico che prendo il dentice. Guarda, scendo... dentici di 3 kg in diretta ed è impazzito, anche perché sul dentice girano molte leggende, ma non da ora, okay. da una vita già okay. Alla fine degli anni 90 sulle riviste più note il campione di turno ti diceva ormai per prendere dentici è necessario effettuare degli aspetti a non meno di 25 metri di profondità. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Il dentice si può prendere, e anche con una certa regolarità, in poca acqua. Il problema è che sempre meno, cioè sempre più spesso, i posti sono disturbati. Certo. Perché delle zonette, anche in poco fondo, che io ho trovato in anni e anni di ricerca, oggi tu le trovi semplicemente col GPS, con un okay. cartografico. È un attimo. Okay. Ormai il mare è diventato senza segreti, a disposizione di tutti. Visibile. Sì, sì, sì. Quindi i posti che una volta erano poco frequentati, in cui io regolarmente prendevo il dentice, oggi invece spesso non lo sono, perché magari ci trovo il gommone ancorato dal ragazzino sì. di turno che mi ha anticipato e quindi mi resta l'aria fritta. Terra sataliata, come si dice esatto. in Sicilia. Tu sei palermitano. Si sente? Sì, abbastanza. Allora, dimmi una cosa, Fabio, a me piace tanto parlare anche della tua vita, della vita dell'ospite. Tu sei sposato, sei single? No, okay. io convivo da un bel po' di anni. Ok. Non sono sposato, ma è come se lo fossimo. Okay. Non ho figli, ma è come se li avessi, dato che abbiamo 2 cani che si azzuffano dalla mattina alla sera e un gatto. Ok, sì. Che cani sono? Sono una Shih Tzu che è arrivata da poco a casa okay. nostra, di 4 mesi, che okay. Non ci sta facendo dormire la notte, sta riducendo la casa a un cacatoio, perché non vuole assolutamente fare bisogno sulla traversina. Per okay. cui lei fa cacca e pipì ovunque. Ci sta. Ovunque ci sta. E neanche la posso uscire fuori perché deve ancora concludere il ciclo vaccinale. Ecco. Poi abbiamo Spritz, che è il grande di casa, che è mamma Shih Tzu e papà Chihuahua.
Ok. In realtà è più simile a uno Shih Tzu, fortunatamente poteva venire un mostriciattolo qua. Però invece un bel cagnolino. Se vuoi te li faccio vedere. Ma sì, dai, fa vedere se ce l'hai là, sì, sì, perché no? Se riesco. Ti faccio vedere prima, vai, vai. Prima la piccolina, Tati, un attimo. Vai, vai. Ed è una. E questa è la prima. Questa è la prima. Saporita. Ero un batuffolo bianco per chi ci ascolterà il podcast. Ok. Fatti conosce. E qua c'è l'altro batuffolo. Spritz, ma c'è una connessione allo spritz da bere o... No, no, con l'aperol non c'entra nulla, però data l'influenza del chihuahua, ancora prima che nascesse io ritenevo che avrebbe avuto un carattere sprizzante. E infatti sì, è totalmente schizzato questo cane, okay, è molto vivace e nervoso. E poi c'è Carla, che è una siamese in giro per casa. Ok, quello un po' più in questo momento sarà sul petto di casa mia, non lo so. Probabile. Allora, tu hai detto che fai Aikido. Aikido, sì, pratico Aikido dal 2007, alla fine del 2007. Ho dovuto interrompere la pratica per un annetto e mezzo, perché a 8 mesi dalla pratica di Aikido, purtroppo ho avuto sul tatami un brutto incidente. Okay. Ruppi il malleolo peroneale destro e qualche legamento, una caduta devastante che mi ha costretto a lunghe sofferenze e poi riabilitazione, una placca, 5 viti prima inserita e poi un altro intervento per toglierla. Io in quel periodo ero praticamente zoppo. Okay. Ero zoppo e ricordo che all'inizio credevo che non sarei mai potuto ritornare a quello di prima, anche perché la frattura era brutta, era una frattura spiroide, che è una delle più instabili in assoluto. In mare ero convinto che non sarei riuscito più a riprendermi. Poi però mi sono ricordato del più forte pescatore subacqueo probabilmente della storia, José Amengual, di cui in quel periodo spolpai tutti i video e vedevo questo signore zoppetto con la panzetta bassino che faceva cose spettacolari, sembrava una cernia tra le cernie. E tra lui e tra la voglia di riprendermi, ti dirò che proprio nel periodo della zoppia non solo mi ripresi sott'acqua, ma io ci vinsi una selettiva. Cioè l'unica gara selettiva che io ho vinto, l'ho vinta da zoppo. E ricordo che nel piede che non funzionava avevo una pinna, un prototipo che ai tempi produsse la Homer, lo aveva dato ad Ottavio Michalizzi, che ai tempi faceva parte del team Homer ed era anche a quei tempi nazionale, se non sbaglio. Mi dite, questa pinna che se tu ci soffiavi si piegava, okay, era iperleggera. E nell'altro piede invece avevo una vecchia rondine gara che ai tempi era una delle pinne morbide in circolazione, e in questo modo, a parte che riuscii a tornare a frequentare le stesse quote che frequentavo prima, okay, questa situazione tra l'altro mi stimolò a perfezionare la tecnica di pinneggiata, che ai tempi era fondamentalmente lo stantuffo. Lo stantuffo, poi scoprì col tempo, quando divenni istruttore di apnea, è tipico essenzialmente di chi utilizza delle pinne sovradimensionate in durezza rispetto alla propria muscolatura. Siccome io mi sono sempre ispirato al mio maestro, che utilizzava delle tavolette di legno al posto delle pinne, ma anche in virtù di una muscolatura imponente, Pino Gabriele ha sempre avuto un fisico da gladiatore, utilizzando anch'io le stesse attrezzature, chiaramente mi dovetti adattare e quindi veniva fuori il suo standuffo. Okay. Invece con la pinna super morbida... Di che movimento stiamo parlando, che non è corretto in termini visivo?
Lo stantuffo, allora, se questa è la gamba, lo stantuffo okay. fa questo. Ok, quindi a spingere anziché in maniera fluida pinteggiare. È un movimento fondamentalmente verticale, okay. basato su una eccessiva flessione del ginocchio, ed okay. è come se tu spingessi l'acqua sotto di te. Ok. Mentre invece l'acqua va spinta avanti e indietro, avanti e indietro, okay. avanti e indietro. Quindi non così. Ok, okay. non... ok, ok. okay. Lo stantuffo era necessario perché la pinna era troppo rigida per effettuare il classico movimento in avanti e indietro, per okay. cui si faceva questo in maniera tale okay. da sfuggire alla resistenza dell'acqua. Però sfuggire alla resistenza dell'acqua significava anche non prendere acqua e quindi una contrazione muscolare con un tempo morto perché non c'era spinta e andavi piano. Invece la pinna supermorbida mi obbligò a capire quale fosse la vera e corretta pinneggiata, e questo poi me lo ritrovai quando poi divenni istruttore di apnea, perché già sapevo quale fosse il movimento giusto da applicare. Ok. E ripeto, riuscì a vincere questa gara con grandissima soddisfazione, sia perché ero zoppo, sia perché il podio c'era un podio di prestigio, secondo posto Concetto Felice, okay. che l'anno dopo divenne campione italiano assoluto di pesca subacquea, e terzo posto il nazionale Ottavio Michalizzi. Okay. Come fu quella? Intanto, perdonami, ti sei ripreso totalmente? Ancora hai qualche fastidio? Ti trascini qualche cosa o è passato? Allora, tutto? Il piede ha cambiato appoggio, non è più quello okay. di una volta, assolutamente non è più quello di una volta, però io riesco a fare tutto. Okay. Tornai infatti poi a praticare Aikido, si parlava di questo. Okay. Tornato sì. a praticare Aikido e tuttora sono un praticante scarso, perché l'Aikido okay. richiederebbe molta più dedizione per essere praticato bene e capito bene, però sì, assolutamente un praticante okay. e lo sarò finché il corpo me lo consentirà. Perché fantastico. Sono curioso, quella giornata che cosa successe? Fammi un riassunto. Quale giornata? Quella della gara? Sì, sì. Allora, quel giorno io innanzitutto partii per ultimo, come spesso succede, perché chiaramente è claudicante, okay. si partiva da terra, credo che tuttora si parta da terra nelle selettive, e quindi ultimo. Ho detto, è inutile che mi metto a fare la corsa sui posti conosciuti, perché tanto tutti arriveranno, anche più scadente arriverà prima di me, perché loro hanno le gambe okay. buone, io invece ne manca una. E quindi partii con molta calma, in un posto che però chiaramente... io conoscevo bene, le acque di Santa Tecla qui a Catania sono quelle in cui io vado più spesso ad allenarmi. Andai subito nei posti da cefali in poca acqua, dove tutti erano passati, e stranamente, mi ricordo già al primo aspetto, presi il primo cefalo, forse il più grande, invece di 1,1 kg. Strada facendo ne presi altri, tutti fondamentalmente all'agguato, perché in gara l'aspetto, specialmente dopo che sono passate decine di atleti, certo. non è una tecnica che rende, siamo costretti quindi a cercarlo noi, è la montagna che deve andare da Maometto. Presi altri 2 o 3 cefali in questo modo, poi i cefali si intanarono, perché succede anche questo, e intana con altri atleti vicino, testa sotto e piedi in aria, col sessantino presi 1 o 2 cefali ancora. Ricordo che successe una delle solite cose che capitano a me, che sono sempre uno notoriamente fortunato, okay. e si slacciò il portapesci dalla cintura, perché io tenevo i pesci in cintura. Mi slacciò il portapesci in cintura. Io però, siccome ero in gara e sono uno che non si fida, ogni tot toccavo. Okay. Tocco, okay. A un certo punto tocco, dove sono i pesci? Non sentivo i pesci, mi giro, portapesci libero, e i pesci non c'erano. Fortunatamente però i pesci erano tutti presi bene, non gli avevo okay. sfondato la vescica e galleggiavano. Quindi tornai indietro sui miei passi, uno con uno lì, li trovai tutti. E poi il pesce più bello è stato quello fondamentale per la gara, è stato l'ultimo, un sarago di quasi 1 kg. Ero già sulla via del ritorno, passò un gomone all'assistenza, e uno degli assistenti mi disse, come sei messo? Gli fece vedere i pesci. Dice, guarda, per essere sicuro di vincere, dovresti prendere un altro pesce.
io avevo a disposizione un altro tuffo e poi dovevo tornare per forza perché sennò non ci sarebbe bastato il tempo per tornare. Quanto avevi nuotato? Quanta distanza avevi fatto più o meno? Ma meno di tanti altri, perché ormai leggo di percorrenze chilometriche. Io invece ricordo che lavorai nel raggio di un chilometro. Ok. Sì, un chilometro dove eravamo partiti. Però comunque un chilometro da percorrere non è sempre immediato. Mi restavano 15 minuti per tornare, non era molto. Ho detto, okay. Okay, faccio l'ultimo tuffo. E feci quest'ultimo tuffo con una determinazione... frutto secondo me anche di quella rabbia accumulata per via di quell'incidente che ho avuto e che mi tenne per molto tempo lontano dal mare. Fatto sta che io ero sicuro di prendere il pesce pur essendo in acqua libera. Detto, io non salgo fino a quando qualche cosa non me la tiro. Avevo una buona apnea, feci un agguato, mi affacciai oltre una cresta rocciosa, due sarichi maggiori che mangiavano. E a un certo punto uno salì con me. Un pesce quasi da chilo, era 800 e rotti grammi. Salgo, foto di rito con questo pesce, io contentissimo, ricordo anche il gesto che fece nella foto, non molto elegante, però era un gesto più rivolto alla mala sorte perché comunque... Cioè, era mancata, che ad altro. Quindi sì, grande soddisfazione. Qual è stato questo gesto? Mi devi dire che hai fatto. Giusto, il dito medio. Vaffanculo. Esatto. Ok. Che figata. Vedi, io sono affascinato da quello che possiamo fare con un po' di impegno, sempre. È la testa che conta. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Nella pesca subacquea. È uno sport ad alto livello tecnico, mentale e di adattamento all'ambiente, molto più che fisico. Sì. Amengual, d'altra parte, lo ha dimostrato. Non è un atleta, non è mai stato un atleta fisicamente, però era un pesce. Sì. Guarda, voglio condividere con te una piccola cosa che mi è accaduta di recente. Io qua, purtroppo, per condizioni meteo marine quasi sempre avverse, non pesco tanto. Però di recente, a gennaio, sono stato a pescare con un amico e siamo andati non alla ricerca di pesci perché qua cominciano praticamente ad aprile, siamo andati a cercare capesante e per cercare capesante non devi avere bisogno di chissà che visibilità fondamentalmente, però quando arriviamo sul posto, peraltro conscio di in che condizioni avesse pescato questo amico mio, io ero un pochettino tra virgolette in allarme della serie oggi mi farà buttare in qualche tipo o lavatrice o pozza di fango, questo era lo scenario, perché l'acqua è sempre marrone qui o le più delle volte, specialmente dove c'è il fango perché ci sono le capesante. Praticamente quel giorno il posto dove eravamo andati a ridosso il mare entrava totalmente, quindi avevamo letto, o le condizioni erano cambiate nel frattempo, avevamo letto malissimo tutto quanto, e mi ricordo che quando arrivammo lui disse, beh potremmo entrare comunque, perché mi fa, alla fine abbiamo bisogno di 30-40 centimetri dal fondo per cercare queste maledette capesante. Al che gli dissi, beh secondo me in questo posto in effetti l'acqua è troppo marrone, peraltro era pure agitata. Al che andiamo dal lato opposto di questa zona e lì le condizioni erano più calme, ma l'acqua era sempre maledettamente marrone, cioè proprio, sai, l'acqua gialla, bianca, quello era il contesto. Nonostante tutto mi convince ad entrare fondamentalmente e cominciamo a uscire fuori e più uscivo fuori, nonostante il freddo e tutto quanto, più mi rendevo conto di quanto sarebbe stata una bella sfida oggettivamente trovare le capesante, perché sapevo che erano lì, quindi non è che dici chissà se oggi ci sono, no, su doco e basta. Cominciamo a uscire, lui molto determinato e molto competitivo anche, e lo vedo fare un paio di tuffi e esce, e le capesante le ho trovate, però la condizione non era ideale. Allora, io con l'acqua torbida non ho mai avuto un grande feeling, però ho sempre pescato nel palermitano e in Sicilia pescare col torbido è una cosa, anche un metro, due metri di visibilità, farlo in oceano è un po' mentalmente più diverso, ok? Tra parentesi, nello stesso posto dove un delfino di più di 3 metri, non ti sto scherzando, mi è passato di sotto mentre stavo facendo capesante in un'altra stagione. Paura?
mi sono cagato in mano, c'è il video sul canale, poi te lo giro, qualcosa di impressionante. Che cosa succede? Che vedo che lui prende la capasanta e me lo dice subito. È lì che guardavo quest'acqua torbida, ho detto cazzo, lui l'ha presa, quindi vuol dire che si può fare, ok? E io non ero in estrema ansia, perché quando scendevo si abbassava la luce, si scendeva al buio. Cioè era così scuro che tu letteralmente scendevi al buio. Arrivato a un certo punto, dipende dove scendevi, si vedevano delle chiazze di alghe morte, quindi ancora più scuro sullo scuro. E niente, praticamente non arrivavo a fondo, Fabio. Facevo veramente così, dicevo, ok, rilassiamoci, proviamo a scendere di nuovo. Allora che faccio? Vado nella boa, perché non sapevo quanto fondo avessi sotto, perché siamo andati in una zona differente, ho preso il pedagno e l'ho fatto scendere, ho detto vediamo quanto fondo c'è, mi sono contato le bracciate e c'erano 7 metri di fondo. Ok, allora ho detto ok, io adesso l'informazione so che è 7 metri, li faccio in, non lo so, 6 secondi, 7 secondi, quello che è, scendiamo. Scendo, arrivo a fondo e comincio a prendere le capesante. Perché ti sto raccontando questo? Perché parlando di carattere, di testa e di tutto quello che serve per fare le cose, la soddisfazione più grande di quel giorno non è stato il fatto di prendere le capesante, ma di essere più forte di me stesso nel convincermi che era possibile e nel raggiungere il risultato e non essere da meno al mio amico e al mio compagno. Ed è stata un'esperienza molto formativa, perché è stata la prima volta che ho avuto questa conversazione con me stesso al punto da dovercela avere. E quindi che consiglio daresti a chi è che non riesce a ottenere risultati da quello che fa? Ecco, se volessimo lanciare una pietra per loro. Frequentare persone più preparate, okay. e affiancarle è importantissimo. Tu mi hai fatto l'esempio delle capesante col tuo amico, sì. Io penso, anzi sono sicuro, che comunque vederlo all'opera, ma l'hai detto tu stesso, ti ha fatto realizzare che si può fare. Sì. E già questo è un primo input per superare il tuo limite. Sì. A me è capitato con la profondità, a suo tempo, anzi forse fui anche troppo sbloccato, perché comunque ho sempre avuto una predisposizione, per me era difficoltoso all'età di 18-19 anni superare i 20 metri così, okay, di profondità, pur potendolo fare abbondantemente con l'acqua torbida, okay, anche perché a Catania l'acqua non è semplicemente torbida ma scura, in quanto la natura dei fondali è vulcanica, per okay, cui più scendi e più tutto diventa cupo e sì, vedi soltanto questa sospensione che è come se ti si accalcasse addosso, sì, e poi tutto sempre più scuro, e questo mi bloccava. Poi un bel giorno vidi Pino Gabriele effettuare un'immersione a 28 metri, non lo dimenticherò mai, con queste condizioni di mare e di visibilità, e lo seguì a circa 7 metri di distanza per non dargli fastidio, mantenendolo al limite di visibilità, e vederlo in caduta, quindi totalmente rilassato, pacifico, cadere in questo nero, mi aiutò, mi fece realizzare, ho detto guarda è possibile, guarda come è tranquillo, ma se è tranquillo lui che ha due braccia e due gambe come me, per quale motivo non devo farlo io? Non è che ci vuole Superman, ci vuole la testa. Sì. Poi sul fondo, vederlo muoversi sul fondo in quelle condizioni ancora di più mi trasmetteva sicurezza e tranquillità. Ecco, uno che ti trasmette sicurezza e tranquillità mentre segue cose che tu hai difficoltà a fare, ma solo per un limite psicologico, ti sblocca. Sì. Per cui, ripeto, affiancarsi a persone più esperte, che è il motivo per cui uno poi cerca l'istruttore da cui farsi fare un corso. A proposito, tu hai detto che sei di Catania, dov'è che operi? Opero, non sono un medico, scherzo, vabbè, battuta bestia, noi catanesi, devi considerare, siamo lisci, sai che vuol dire lisci? Io c'ho un collega che è catanese, però è la prima volta che lo sento. Liscio è uno che ha sempre voglia di scherzare, e però okay, non te lo fa capire, ti dice le cose seriamente, però lui sta scherzando. Ok, io attualmente opero nella zona di AC Castello,
Okay. Manca fare l'apposta davanti all'ospedale Cannizzaro, ma non ho prova a dire. Di fronte c'è un albergo che si chiama Four Spa, dentro il quale c'è una piscina. Okay. È una piscina con 5 corsie, non solo regolamentari, perché sono 5 corsie da 20 metri, però sono, è una piscina di una spa, quindi molto curata, acqua calda, spogliatoi belli, ambiente confortevole. Okay. E lavoro lì. E seguo sia un gruppo agonistico di apneisti molto appassionati da diversi anni, che gli allievi dei corsi che si vanno alternando. Okay. Nei mesi. Ok, e per contattarti come si può fare? Per contattarmi io sfrutto molto questo magnifico strumento che sono i social, perché i social, sì, non vanno solo demonizzati, come dicevi tu, hanno dei pro e dei contro. Io devo dire solo grazie ai social, perché mi hanno consentito di farmi conoscere come professionista senza dover passare dai filtri che avrebbero potuto rappresentare ad esempio le società sportive. Sì. Piuttosto che i negozianti specializzati. Ecco, sì, io ho potuto bypassare tutti questi filtri grazie ai social, non promuovendo me stesso con messaggi del tipo vieni da me perché sono il migliore, sì, perché sono più bravo di tal dei tali, no. Io ho sempre solo mostrato dei video molto amatoriali, sì, perché non sono un video reporter professionista, di quello che faccio. Io faccio questo, io sono questo. E devo dire che questa cosa ha funzionato, perché in questo momento sono strapieno con i corsisti e ho dovuto stoppare per il momento i corsi, perché io queste persone le devo portare prima a mare. E attualmente, certo, ho circa 25 persone da portare in mare. Fantastico. Questo mi obbligherà A, ad avvalermi di un aiutante, e B, di fare 3 turni da 2 ore ciascuno, quindi stare 6 ore in acqua, calare 2 cavi contemporaneamente e seguire tutte queste persone. Bello. Finché le smaltirò. Quando le avrò smaltite potrò avviare altri corsi, ma prima devo liberarmi. Quindi diciamo che è un sistema che funziona. Io all'inizio di ogni corso chiedo sempre come la gente sia venuta a conoscenza. Giusto. Di Fabio Bertuccio, istruttore di apnea. Ti devo dire che inizialmente i primi anni mi dicevano tramite Google, la prima persona che compari sei tu. Oggi invece siamo 50 e 50 col passaparola, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che si delibera qualità, si delibera, sì, qualità. Il nome comincia a farsi largo anche all'interno della città, non per forza in rete. Giusto, ho visto i tuoi video di pesca in apnea su YouTube, continuo a farli. Quelli poi, sì, bellissimi, assolutamente. Io sono un amante del social media, del mondo video e quant'altro, intensifica da quel punto di vista con YouTube, soprattutto con i video in terza persona, il gioco è fatto. Sì, devo poter andare anche in mare. Devo dire che... Tra tutto il resto. Devo dire che questo per me è stato in realtà un anno sabbatico da questo punto di vista. Sono andato in mare pochissimo, mi sono dedicato, okay, quasi esclusivamente ai corsi e agli allievi. Prima di tutto perché per il lavoro che si è intensificato in maniera paurosa dopo il Covid e dopo la pandemia, che invece, sì, sembrava che avesse decretato la fine di noi collaboratori sportivi. Invece poi c'è stato questo boom che mi ha fatto, un boom di adesione che mi ha impegnato molto a livello di tempo professionalmente, e poi c'è anche un'altra cosa da dire, che quest'anno io non ho avuto molto stimolo a pescare. Probabilmente è stato un anno di rigetto, perché e lo giustifico, attenzione, sì, perché no, ma lo giustifico col lavoro che faccio. Considera che uno che fa quello che faccio io, e credo che siamo in pochi pazzi a provare a vivere di questo, perché comunque non ci si arricchisce, si fanno tanti sacrifici e si è costretti costantemente ad allenarsi, come farebbe un atleta agonista. Sì. E io comincio ad avere ormai un'età, perché di anni ne ho 45, per cui comincio a stancarmi un pochettino. Questo fa sì che quando io vado a mare, spesso indosso la muta, come il meccanico indossa la tuta da lavoro, e considero il mare il mio ufficio, zona, cioè un posto in cui lavorare, mentre invece prima che facessi questo lavoro il mare era solo svago che mi consentiva di staccare la spina.
Venendo meno invece questa possibilità, oggi io per staccare la spina resto a casa, vado in montagna, vado a fare Aikido, resto a casa spaparanzato sul letto a riposarmi dopo una settimana di lavoro, cose da persona ordinaria. Credo che ne avessi bisogno per quest'anno, però la voglia adesso è ritornata. Bene, io vedi questo, per chiudere, questo è un ottimo spunto per avviare un breve pensiero. Spesso si dice che lavorando con la propria passione non si lavorerà mai un giorno nella vita, e questo secondo me è una gran minchiata che ci hanno venduto. Ti rovini la passione. Laddove invece ti rovini soltanto la passione. E te ne dovrai cercare un'altra. E non è detto che tu la trovi. È vero, è vero. Esatto. Certo, allora, da quel punto di vista. Dall'altro punto di vista, l'energia, la grinta, non è come andare a fare un lavoro che non ti piace ogni giorno, sicuramente. Sì. Però il downside di quella cosa è che, vedi, tu entri in mare, laddove prima il mare era un rifugio, è un momento per te, adesso questo non lo è stato più al punto da darti queste sensazioni. È molto interessante ed è un messaggio che secondo me... Quando tu lavori devi fare delle cose, non vuoi fare delle cose, devi. Sì. E quando il mare diventa un dovere e tu lo associ al dovere, la passione... Se n'è andata a cacchi. Fabio Bertuccio per i Lupi della Pesca in Appenea, grazie per il tuo tempo. Prego, è stato un piacere, ciao.